Sequestrata fabbrica di fuochi a Carinola, 6 le persone denunciate. Nola ricorda l'ex sindaco Antonio Ambrosio. Concorso dirigente del comune di Nola, nuovo ricorso al TAR. Ad Angri, dopo il riaccertamento dei residui, approda in consiglio il bilancio di previsione. Votato il nuovo amministratore unico di Agroinvest, Felice Ianniello. Ad Avella, la quinta edizione del Radio Avella Music Festival. Questo è il sommario, adesso la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Benvenuti nella nostra informazione. Apriamo con l'intervento della Guardia di Finanza a Carinola, dove è stata sequestrata una fabbrica di fuochi d'artificio e sono state denunciate 6 persone. I particolari nel servizio. Fuochi proibiti e fabbrica sequestrata, questo in sintesi l'azione dei finanzieri di Caserta eseguita a Carinola. Oltre 500 kg di artifici pirici illegali e 24 kg di polvere da sparo artigianale sono stati trovati all'interno della fabbrica. È scattato il sequestro e la denuncia per i 6 responsabili con l'accusa di detenzione di materiale esplosivo senza autorizzazione e fabbricazione abusiva di polvere pirica. In apparenza l'opificio si presentava in regola, ma ricerche effettuate nei 5 depositi hanno evidenziato gravi violazioni in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Scoperto nelle vicinanze della fabbrica un capannone abusivo dove veniva prodotta la polvere da sparo artigianale. I gestori, seppur legittimati al confezionamento dei fuochi, avrebbero dovuto utilizzare polvere certificata e acquistata da aziende autorizzate. Il materiale ritrovato avrebbe consentito di realizzare fino a 3 tonnellate di fuochi. I finanzieri hanno anche rilevato la presenza di 3 lavoratori a nero sorpresi durante la fase di confezionamento dei botti. I carabinieri hanno avviato le indagini in seguito alla scomparsa da casa di 3 ragazze, Concetta, Wanda e Marica, una di 13 e 2 di 12 anni, che mancano dalle proprie abitazioni dal pomeriggio di ieri a Giugliano. Si erano incontrate per un semplice giro in città. I genitori hanno presentato denuncia ai militari dopo aver atteso inutilmente il loro ritorno a casa. Le ricerche sono state avviate in tutta Italia e anche all'estero. I cellulari delle ragazze risultano spenti. È morto l'ex sindaco di Nola Antonio Ambrosio, la città ne ricorda le capacità politiche e le doti umane, è stato sindaco di Nola più volte. Il ricordo nel servizio di Gianni Amodeo. Cordoglio nella città bruniana per la morte di Antonio Ambrosio, uomo di stile e di profondi interessi culturali, oltre che professionista largamente stimato. Sindaco alla guida di maggioranze consiliari della Democrazia Cristiana dall'85 all'86 e dal 92 al 93, Ambrosio aveva studiato nel liceo classico Giosuè Carducci, conseguendo a pieni voti la laurea in economia e commercio nell'Università Federico II. Attivamente impegnato nell'esercizio della professione a servizio di aziende e di imprese di caratura regionale e nazionale, Ambrosio ha fatto parte anche di collegi sindacali di importanti società e del Calcio Napoli con la presidenza di Corrado Ferlaino. Un percorso professionale intenso con importanti riconoscimenti per competenza e meticolosa cura. Antonio Ambrosio è stato tra gli animatori e i protagonisti dell'associazione che faceva capo alla Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani, un'autentica palestra di formazione e di dibattito culturale che fiorì soprattutto negli anni 60 in città e con sede che apriva i battenti su Piazza Matteotti nelle immediate vicinanze della porta d'ingresso della seicentesca Chiesa dell'Immacolata. Ambrosio, Tonino per i familiari e gli amici, per le posizioni politiche si riconosceva nelle istanze del riformismo cattolico ed aveva aderito alla sinistra di base con la leadership di Ciriaco De Mita.
Era il riformismo che concepiva e praticava la politica come servizio e dedizione verso la città e i cittadini. Esaurito il mandato di primo cittadino nel 1993, si era dedicato interamente alla famiglia e al lavoro. Con la scomparsa di Ambrosio un pezzo della città se ne va. Il 25 settembre avrebbe compiuto i 68 anni di età. La redazione di Videonola si associa al dolore della famiglia. Sono pari a 20 milioni di euro le risorse disponibili per il reintegro e la ricollocazione dei lavoratori sospesi o espulsi dai processi produttivi. Da oggi tutti coloro che hanno perso il lavoro e sono percettori di ammortizzatori sociali possono iscriversi al programma Ricollocami attraverso il portale www.cliclavoro.lavorocampania.it. Il programma è finanziato con fondi PAC del pacchetto anticrisi. Per l'assessore al lavoro Sonia Palmieri, l'azione positiva della Giunta De Luca continua per il rilancio dell'occupazione. Concorsi e ricorsi al Comune di Nola. Resta ancora vuoto il posto di dirigente ai lavori pubblici ad un anno e più dal primo bando. Dopo i ricorsi di Giacomo Stefanile, il Comune rilancia un nuovo bando, subito contestato con l'ennesimo ricorso al TAR. Il Comune di Nola è ancora alla ricerca di un dirigente per il settore lavori pubblici. In un anno si sono rincorsi avvisi pubblici, ricorsi, appelli, scelte improprie di dirigenti, revoche, nuovi bandi. Una perdita di tempo e di denaro, con il risultato che il settore lavori pubblici resta ancora senza un dirigente di ruolo. Un braccio di ferro tra l'ente nolano e l'architetto Giacomo Stefanile, partecipante al bando, che ha iniziato un cammino civile di opposizione agli atti amministrativi, iniziato con un primo ricorso per evidenziare una violazione in base all'applicazione dell'articolo 110 della legge 267 del 2000, mentre la legge 114 del 2014 prevedeva per il conferimento degli incarichi a contratto la selezione pubblica, con l'esclusione dagli organi concorsuali di quegli elementi non in grado di attuare il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa. Nello specifico, la dirigente Duraccio era stata scelta dal sindaco sulla base di elemento fiduciario. Il 30 aprile del 2015 il TAR accoglie il ricorso applicando la sospensiva e la discussione in merito per il 24 settembre prossimo, sentenza appellata dal Comune ma respinta dal Consiglio di Stato il 26 maggio. Nel frattempo la dirigenza del settore ambiente era stata affidata al segretario generale, mentre alla Duraccio veniva affidato a comando il settore lavori pubblici. Il 28 maggio, con determina 51, viene revocata la selezione e proposto un nuovo avviso pubblico. Stefanile presenta un nuovo ricorso, accolto dal TAR, e il 6 agosto scorso il Comune modificava la composizione del settore 3, revocava la determina 51 ed emanava un nuovo avviso pubblico con scadenza il 14 settembre. La risposta di Stefanile non si è fatta attendere ed ha prodotto istanza ai giudici amministrativi chiedendo l'annullamento per violazione e falsa applicazione della legge 241 del 90, evidenziando illegittimo il potere di revoca all'eccesso di potere con il bando che comprenderebbe ancora il sindaco tra gli organi concorsuali, come in occasione del primo bando. Inoltre Stefanile ha chiesto che il Comune venga condannato per il pagamento delle spese di lite. Un agricoltore del Beneventano ha prodotto una zucca di 214 kg nel proprio orto. La zucca è ora esposta nel giardino dell'anziano in occasione della festa dell'uva in corso a Solopaca, che si concluderà domenica prossima con la tradizionale sfilata dei carri allegorici decorati con chicchi d'uva bianca e rossa. Ad Angri il Consiglio Comunale si prepara a votare un complesso ordine del giorno, tariffe e tributi, asilo nido, ma anche impianti sportivi, piano triennale delle opere pubbliche e bilancio di previsione. Ad Angri il Consiglio Comunale si prepara a discutere e votare un complesso ordine del giorno nella prossima seduta in programma il 10 settembre, un ordine del giorno integrato dalla proposta di definizione delle tariffe per l'asilo nido e la modifica del regolamento Tari. Tra i punti in discussione anche il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche. E in tema economico bisogna evidenziare che la Giunta Ferraioli ha provveduto il 25 agosto scorso ad effettuare un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015. La verifica ha portato l'esecutivo a cancellare e vincolare in avanzo oltre 4 milioni di euro, rettificando le scritture contabili relativamente al rimborso di liquidità, costituendo un vincolo sul risultato di amministrazione di pari importo. La Giunta ha rettificato la delibera 134 del 21 luglio, portando l'importo a quasi 21 milioni di euro.
Decisioni che saranno comunicate all'Assise, mentre il Consiglio dovrà confrontarsi, oltre su aliquote e tributi, su refezione scolastica, sul piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni comunali. Novità ci saranno in merito al piano triennale delle opere con la Giunta Ferraioli, che dovrebbe apportare dei correttivi a quanto stabilito dalla vecchia amministrazione, piano triennale che prevederebbe ancora la realizzazione della funivia, progetto senza fondi che porterebbe il bilancio di previsione a sfiorare i 150 milioni di euro. La Giunta ha approvato un provvedimento per il rispetto del patto di stabilità. Si è tenuta questa mattina a Palazzo Sant'Agostino a Salerno un incontro convocato dal Presidente della Provincia e Presidenta dell'UPI Campania Giuseppe Canfora, la riunione di tutte le province campane per discutere dello stato dell'arte, della definizione delle linee fondamentali alle quali la Regione Campania sta lavorando per l'emanazione della nuova legge regionale di riordino delle province. In particolare le province rivolgono la loro attenzione alle funzioni che dovranno essere attribuite al nuovo ente di area vasta, così come stabilito dalla legge del Rio. Alla riunione erano presenti i presidenti delle province di Avellino, Domenico Cambagorta, di Benevento, Claudio Ricci, di Caserta, Angelo Di Costanzo, oltre al presidente Canfora della provincia di Salerno. Tutti i presidenti hanno affidato a Canfora il compito di farsi portavoce presso il governatore De Luca delle esigenze di giungere in tempi brevi alla proposta di legge regionale sulle province da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. È stato eletto il nuovo amministratore unico di Agroinvest, la società di trasformazione urbana dell'Agro Nocerino. Si tratta di Felice Iannello. La società in regime di spending review si pone come obiettivi principali il completamento e la realizzazione dei PIP di Sarno e di Scafati. Agroinvest ha un nuovo amministratore unico. Si tratta di Felice Iannello, eletto dai rappresentanti dei comuni soci nel pomeriggio di ieri dopo aver attuato l'azzeramento del vecchio CDA. Scelte obbligate e condivise hanno caratterizzato l'incontro con l'assemblea dei soci determinata a rialzare le sorti della società di trasformazione urbana. Con l'elezione dell'amministratore unico la società può dare corpo agli obiettivi principali da perseguire, come il finanziamento del PIP di Scafati e di Sarno, con progetti che sfiorano i 50 milioni di euro. Iannello avrà un contratto a termine con un compenso compatibile con il regime di spending review che si è imposto alla società, che punta al risanamento. Le procedure relative ai due PIP sono ormai avviate in Regione Campania e si attende il placet definitivo per l'avvio delle opere di urbanizzazione primarie. Le linee guida regionali sono chiare. Il decreto di finanziamento delle opere deve essere rivolto esclusivamente ai comuni e non a società con componente minima di natura privata. L'impegno del Comune di Scafati nell'ottica di costruire una prospettiva condivisa anche con la provincia di Salerno e la Regione Campania e la realizzazione di una trust o altra forma con Agroinvest, che resta braccio operativo dell'operazione nell'ottica di continuare ad utilizzare le professionalità che in questi anni hanno lavorato per la realizzazione di numerosi progetti elaborati nell'Agro Nocerino. È Masullo Day quello che ricorre domani alle ore 17 all'Hotel Gigli a Nola. È la giornata nella quale si conclude il ciclo di iniziative che si sono venute svolgendo nell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Masullo Teti nel corso dell'anno scolastico 2014-2015 e quale viatico del nuovo anno scolastico. Ciclo di iniziative per celebrare i 60 anni di presenza operosa del plesso di via Mario Desena. Una presenza che, favorendo la formazione delle giovani generazioni dell'area nolano-marignanese e pomiglianese della Bassa Irpinia, ha concorso al processo di crescita e trasformazione sociale ed economica dell'intero contesto territoriale. Buon riscontro di pubblico per il quinto Radio Avella Music Festival, musica alternativa che unisce sapientemente sonorità europee e vocazione partenopea dei testi. Un lancio che lascia ben sperare in vista della programmazione autunnale ed invernale dell'emittente radiofonica. Settembre, mese che conclude la stagione estiva ed ultima occasione utile per saggiare eventi di concertistica live. Si è tenuta ieri la quinta edizione del Radio Avella Music Festival, kermesse di musica alternativa ed emergente organizzata dalla web radio locale. Un lustro di rassegna live che è stato declinato puntando tutto sulle buone eccellenze glocal. Si sono alternati sullo stage di Piazza Convento i Delegati, formazione dalle forti tinte blues riconducibile ad un'impronta partenopea, e di Foia, band che grazie al suo impatto dal vivo ha raccolto pareri positivi da critica e pubblico, culminando la propria attività nella Stringiamo più forte Tour 2015.
Uno sforzo collettivo che ha portato i suoi frutti. Volontari impegnati durante la serata, tecnici del suono ed artisti hanno potuto fare del proprio meglio solo grazie al supporto delle sponsorizzazioni e dell'organizzazione Comitato Festa Madonna delle Grazie San Sebastiano. Problemi tecnici azzerati ed efficienza elevata. La professionalità della quinta edizione di Radio Avella Music Festival apre la strada alla stagione radiofonica e lascia ottimi segnali in vista dei prossimi eventi culturali che l'emittente avellana ha già in cantiere. Guarda, è stata una... Beh, a caldo è molto più facile parlarne perché ovviamente c'è stata tanta gente, c'è stato secondo me due formazioni, due gruppi davvero bravissimi, ci hanno dato dell'ottima musica. Noi siamo entusiasti di questa cosa, della risposta che ha avuto il pubblico di Avella e di tutto il Nolano. E niente, noi siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto. Stasera è stato l'apice di tutto, insomma. Un'edizione importante, quali saranno i progetti per questo anno di Radio Avella e soprattutto per la prossima edizione del Radio Avella Music Festival? Questa è una domanda da $1 milioni, così a caldo già mi fai proiettare all'anno prossimo con i ragazzi. Beh, adesso dobbiamo un po' ricaricare le pile e ci rimettiamo in sesto perché partirà una nuova stagione radiofonica, che è quello che ci piace fare. Questo insomma è un di più, è una cosa che vogliamo fare proprio per premiare l'anno radiofonico. Quindi non lo so, noi puntiamo sempre in alto. Se riusciamo a migliorare, ben venga. Insomma, queste serate riempiono il nostro cuore e ci danno motivo per andare avanti. Non ci sono più notizie, il telegiornale finisce qui. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it.